benvenuti a tutti voi. Oggi ci troviamo presso la Sala Nevera di Saronno e l'occasione per cui ci ritroviamo è una mostra sul Concerto degli Angeli, un affresco di Gaudenzio Ferrari che si trova nel nostro vicino santuario di Saronno. La mostra è realizzata dal maestro Michele Sangineto, un maestro molto noto su scala internazionale come liutaio, come collezionista e come inventore di strumenti. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno. Sangineto. Buongiorno. Lei, la sua carriera professionale inizia come ebanista, in effetti segue il diploma di maestro d'arte a Castrovillari, specializzandosi proprio in ebanisteria. Come mai poi ha deciso di iniziare a costruire degli strumenti musicali? Sì, può sembrare strano, però io, essendo un ebanista e dovevo dare indicazioni di metodo ai miei allievi, perché ho iniziato a insegnare all'Istituto d'Arte di Monza, dare indicazioni di metodo di come appunto si costruisce un modello. Pertanto io avevo bisogno di acquisire conoscenze, non solamente per quanto riguarda la mia disciplina, ma anche perché avevo questa grande arsura di sapere, di conoscere, farmi accettare ed essere produttivo all'interno del mio contesto lavorativo. E ho incontrato dei giovani sensibili e attenti, uno di questi suonava uno strumento musicale particolarissimo che non fa parte della nostra cultura musicale, ma che viene dal centro dell'Africa, è uno strumento con delle lamelle. Per lui era molto semplice e pertanto non poteva assolutamente sviluppare nessuna musicalità, nessun ritmo, aveva bisogno di uno strumento più complesso e con più note. E io ho voluto dare dimostrazione a questo ragazzo che la società è bella e che non può essere ostile, soprattutto ai giovani. E mi sono attivato, gli ho detto che io le costruivo uno più consone alle sue esigenze e che pertanto, ecco, doveva sorridere alla vita che lo attendeva a braccia aperte. Ecco, scusate questo mio sermone così strano, però ecco, è bene che i giovani vengano accolti in modo più sorridente, dare fiducia e speranza affinché loro possano inserirsi nel modo più bello all'interno dei contesti lavorativi e nel mondo dei grandi. Maestro Sangineto, oltre ad essere un importante liutaio, è anche capofamiglia, è sposato con due figli e la cosa curiosa del maestro Sangineto è che ha saputo trasmettere ai propri figli la passione per la musica. Io ho detto che è qualcosa di curioso perché è difficile per un padre saper trasmettere la propria passione, solitamente i figli vanno un po' in direzione opposta. Come mai? Come è riuscito? Come ha saputo trasmetterla? E io, vabbè, la reputo fortuna, insomma, però la fortuna ce la facciamo noi e basta essere coerenti, questo è il mio pensiero, e essere quello che si è all'interno di qualsiasi contesto sociale. E io mi sono dimostrato sempre per quello che sono, ai miei figli e alle persone che mi circondano. E pertanto i miei figli hanno capito se c'erano dei valori importanti nella mia filosofia di vita, li hanno trovati probabilmente e quindi mi hanno seguito nel mio percorso di vita e artistico. Ecco, quindi li reputo delle persone in gamba che hanno saputo scegliere bene il loro percorso di vita. La musica è un'espressione artistica,
è una cosa bellissima, è un linguaggio universale. E quindi quando loro vanno, ovunque vanno e suonano, vengono accettati, integrati, tutti li capiscono, tutti sentono le loro emozioni quando si mostrano con i loro strumenti, con la loro musica. Pertanto questo appunto ha rafforzato di più in loro l'idea di continuare a suonare, tanto che adesso sembrano dei musicisti bravi e colti. Entriamo ora a visitare gli elementi particolari della nostra mostra. Come vi dicevo all'inizio, la mostra ha come tema gli strumenti musicali della cupola che si trova, degli affresco della cupola che si trova nel santuario di Saronno. Chiediamo ora al nostro maestro Sangineto come mai ha proprio scelto la cupola del santuario di Saronno per costruire i suoi strumenti musicali. Ma è semplicissimo. È l'unico dipinto a fresco dove rappresenta la musica, lo strumentario nella sua totalità, perché ci sono cordofoni, ci sono membranofoni, ci sono aerofoni. Quindi ci sono le tre famiglie che rappresentano poi quello che è la musica strumentale, diciamo nel mondo. Insomma, ecco, noi parliamo della musica strumentale europea. Ma non solamente questo, è la morfologia degli strumenti dipinti dal Gaudenzio che mi hanno attratto, mi hanno carpito, e quindi ho iniziato questa sfida che alcune volte era impari, nel senso che strumenti che tutti apparentemente mi comunicavano, ma sono degli strumenti inventati, sono invece io nello sperimentare, nello studio approfondito, non solamente dal punto di vista morfologico, ma nelle proporzioni di questi strumenti, ho notato che sono strumenti che in quel periodo storico, anche prima, molto prima, questi strumenti venivano usati per accompagnare il canto, per accompagnare le danze, per momenti di ricreazione dopo magari una fatica, una giornata faticosa. Pertanto ho iniziato questa sfida con entusiasmo, con grande fascino, e sembra di aver portato a termine, non dico con dovizi di particolari o sono arrivato alla perfezione, però ecco, sono strumenti che funzionano e che possono essere suonati e che sono capaci sicuramente di allietare il pubblico sottostante. Ecco. Come vi dicevo nell'introduzione, il maestro Michele Sangineto è noto su scala europea e internazionale come liutaio. Maestro Sangineto, che cosa rappresentava la liuteria nel 1500, che è il periodo contemporaneo all'esecuzione dell'affresco del Gaudenzio Ferrari? Ma siamo nel pieno Rinascimento, quindi c'erano questi grandi fermenti in ogni persona sensibile, quindi il desiderio del riscatto. I musicisti cosa facevano? Andavano alla ricerca di sonorità diverse, quindi
costruire strumenti musicali adeguati a quelli che erano le esigenze del tempo, no? Quindi nuove sonorità, nuovi ritmi, il volume del segnale più alto, e, insomma, la bellezza dello strumento stesso. Quindi a iniziare dalla rappresentazione grafica dello strumento, no? Anche se era molto approssimata, però ecco, chi li costruiva sentiva il desiderio prima di rappresentarlo graficamente e poi entrare nell'anima dello strumento, perché è uno strumento, è un oggetto che vive, è un oggetto che cresce con i ritmi della persona che lo costruisce, insomma ci sono, si alternano stati d'animo, emozioni, parla col legno stesso perché il legno è vivo e va saputo prendere, altrimenti può anche arrabbiarsi e distruggere un lavoro di ore e ore di lavoro. E pertanto ecco, questo può dare adito a ilarità, insomma, no? Il fatto che questo aspetto mistico, no? del liutaio, di questo artigiano, insomma, che deve penetrare all'interno di contesti che vanno al di là della naturalezza, no? ci sono posture, gesti, alcune volte incontrollabili, no? Che uno non si spiega come mai arriva a realizzare degli oggetti così complessi, insomma, no? E pertanto ecco, nel Rinascimento appunto c'era questo desiderio del riscatto. Quindi progettare cose nuove per esigenze nuove, e i risultati sono proprio questi, a incominciare da Leonardo, Piero di Cosimo, Filippino Lippi, il figlio di Filippo Lippi, che era un musicista, un grande musicista, che ha imparato a suonare e ha costruito strumenti musicali molto, molto belli, e ha impressi questi strumenti in alcuni suoi affreschi. Gaudenzio Ferrari è stato quello più bravo per me, no? Quello che intanto, vabbè, gli angioletti bellissimi, tutti riccioluti, pieni di emozioni nel suonare il loro strumento, la postura che assumono, gli atteggiamenti veritieri, no? Nel suonare gli strumenti impressi. E poi gli strumenti stessi, bellissimi, eccezionali. Questo svolazzare del panneggio che proprio dà l'idea di festeggiare questo Cristo pantocratore che si trova al centro della cupola. Ecco, tutto questo, poi ritornando alla domanda di prima, tutto questo mi ha indotto a fare questa sfida, a sfidare Gaudenzio Ferrari. Ecco questo, e in qualche modo ci sono riuscito. Molte conflittualità, molte volte mi sono arrabbiato con lui perché non ha fatto vedere alcuni strumenti bellissimi, che quasi nascosti, ma io li ho ingranditi e sono riuscito a... E quindi la sfida, insomma, penso di esserci quasi riuscito. Poc'anzi il nostro maestro Sanguinetto ci ha ricordato la natura mistica che un po' deve avere il liutaio. Ricordiamoci infatti che qualsiasi popolo ha sempre fatto risalire l'origine della musica ad una qualche divinità. I greci addirittura hanno fatto risalire l'origine della musica ad Apollo. Nel nostro santuario nulla è a caso. Io sono solita chiamare gli affreschi del nostro santuario dei libri aperti di teologia. Penso, e a questo punto mi rivolgo al nostro maestro Sanguinetto, penso che anche gli strumenti musicali che si ritrovano all'interno di questa cupola non siano a caso. Ma ritengo che ci sia una certa connessione con la divinità. Certo. Che cosa ci può dire, maestro? Certo, ci sono tante cose da dire.
Per esempio, si parte dall'uovo cosmico che viene covato nei profondi degli inferi. Quando si rischiude, ecco, fuoriesce il respiro del mondo, e quindi è la musica. Da lì inizia la musica. Molti poi parlano di questo, di queste sensazioni, questi suoni che penetrano nell'animo, alcuni rimangono e incidono sulla nostra esistenza. Per esempio, per citare Platone, dice: la musica è una legge morale, dà un'anima all'universo, le ali al pensiero, uno slancio all'immaginazione e dà la vita a tutte le cose. E, per esempio, Chrétien de Troyes parla dei momenti di vita del suo periodo storico, che appunto la musica andava a ingentilire l'animo di chi l'ascoltava, e parla: quelli suonano la cetra, quegli altri suonano il sistro, quell'altro l'arpa e quello la rota. Quindi cita tantissimi strumenti musicali che usavano in quel periodo storico. Per esempio, fino ad arrivare ad Alda Merini, quando lei dice: Il suono, il rumore del legno che serve per costruire strumenti musicali, non è uniforme. Esso è una polifonia di rumori ardenti che hanno come diapason le foglie mosse dal vento. Ecco, quindi tutti hanno parlato della musica, tutti ne parleranno ancora, e resterà un mistero che non è un mistero, ma è la vita tutta, no? Se noi non abbiamo, non c'è la musica, non c'è ritmo, non c'è melodia, non c'è vita. Pertanto Gaudenzio, quando ha dipinto, ha affrescato questa cupola, non l'ha fatto tanto per farlo. Ogni cosa ha il suo posto. Il tutto, nella globalità, se lo si guarda, si vede una grande armonia. Tutti che festeggiano, tutti che si muovono con grazia e grande disinvoltura. E questo serve appunto per festeggiare colui che gestisce la nostra vita dal punto di vista spirituale, che è il Cristo Pantocratore, che è al centro. Ecco, per esempio, noi vediamo questo bellissimo angioletto che suona il salterio, e che stranamente, se voi guardate bene, ci sono tre rosette. Una è aperta, l'altra la fa intravedere con la mano, l'altra invece indica con il pollice e l'indice la grandezza di questa rosetta. La rosetta indica, essendo una figura circolare, nel Medioevo il cerchio era la continuità della vita. Nel centro del cerchio c'è il triangolo. Il triangolo è iscritto all'interno di questa figura geometrica. Il triangolo dove è la figura della divinità, che Padre, Figlio e Spirito Santo. In tutte le religioni c'è questa figura geometrica che dal punto di vista architettonico è la perfezione. Dal punto di vista religioso, dal punto di vista mistico, anch'esso è la perfezione. Per esempio, i Celti usano il Triskel, invece nella lontana Sicilia la Trinacride. Ecco, quindi questa figura geometrica rappresenta coloro che sono al di là delle nostre visioni, ma che continuano comunque a gestire la nostra vita non spirituale, ma che la spiritualità ci induce ad assumere atteggiamenti che ci permettono di vivere serenamente con noi stessi e con gli altri. E allora cos'è che indica quell'angioletto?
E c'è un grande mistico del XII secolo che si chiama Gioacchino da Fiore, dice che il rosone, la rosetta, è il diretto intermediario con gli dèi. Quindi la rosetta che si trova negli strumenti musicali è colei che comunica con gli dèi, e pertanto ecco l'aspetto mistico di questo. Anche nel Paradiso il Dante cita questa rosetta e dice: in forma dunque di candida rosa mi si mostrava la malizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ecco, e questo indicava la rosetta di uno strumento musicale. Ora poniamo la nostra attenzione su uno strumento musicale molto particolare, il salterio. Uno strumento musicale dalle origini molto antiche. Pensate che, secondo la tradizione, il salterio è lo strumento utilizzato dal re Davide per accompagnare i salmi. All'interno della nostra cupola troviamo raffigurati anche vari salteri. Maestro Sangineto, che cosa ci può dire del salterio? Il salterio è uno strumento antichissimo. Gli Assiri, i Babilonesi e gli Egiziani suonavano questo. E beh, insomma, quando l'uomo ha sentito il desiderio di comunicare tramite una corda sollecitata, pizzicata, hanno costruito il salterio. Il salterio ha forme diverse: quadrato, rettangolare, trapezoidale, triangolare. Ad ala d'angelo viene chiamato, quelli rappresentati nelle iconografie del Rinascimento, fino al Barocco. Comunque gli strumenti, i salteri più belli, io li ho visti dipinti nella cupola degli angeli musicanti di Saronno, insomma. Ecco, due di questi qua noi li troviamo qui, quello che abbiamo visto prima suonato da quell'angioletto in atteggiamento di grande, sembra che stia andando in catalessi totale, però proprio per le emozioni, e quell'altro salterio che si avvolge al collo dell'angioletto per far sì che faccia parte integrante del proprio corpo, e quindi suonarlo con tutte le emozioni e gli stati d'animo che si alternano. Ecco, il salterio è uno strumento che si addossa al corpo, e pertanto ecco perché viene raffigurato e rappresentato sempre come uno strumento mistico, lo strumento che parla direttamente alla spiritualità, a Dio, insomma, ecco. Quindi, e la cosa incredibile è che nelle chiese, per accompagnare il canto, viene usato il salterio, tanto che Davide all'epoca, per accompagnare, per intonare i suoi salmi, usava il salterio, tanto che i suoi salmi si chiamano il salterio. Ecco, questo è il. Ci sono tanti strumenti che rappresentano appunto questo salterio. Uno di questi, poi io vi farò sentire il suono. Questi mostrati non posso, perché bisogna accordarli, bisogna ecco, fare in modo che siano perfettamente intonati. Fra tutti questi strumenti musicali che lei ha costruito, che lei ha realizzato, qual è lo strumento che è stato il più semplice, se mi permette di utilizzare questo aggettivo, perché guardandoli da vicino nessuno di questi strumenti è semplice, ma qual è stato quello più semplice, quello più facile, quello che ha impiegato forse anche meno tempo nel costruirlo? Perfetto. E grazie per questa domanda, perché mi risulta complessa. Perché lo strumento più semplice e più facile da costruire è risultato questo, che adesso vi faccio. È questo qua.
Allora, in Lombardia c'erano le canne lacustri, che erano molto grosse e con le pareti sottili. E allora il musicista ha pensato bene di prendere queste canne, quest'erba, e costruire lo strumento che serviva per poi dirigere le feste nei rituali o nelle feste conviviali, dove c'era la danza, dove c'erano i momenti di ricreazione dopo una giornata magari faticosa. Allora, questo strumento è quello semplicissimo, sono delle canne tagliate in un modo semplice, unite insieme con due corde per intonare le danze o per intonare il canto. Ecco, questo è quello più semplice, ma è quello che più mi ha attratto, mi ha reso felice nell'averlo realizzato. Ma la cosa che voglio dire di questo, se voi notate la semplicità di questo strumento e l'aspetto arcaico che assume, insomma, sia nell'utilizzo, nel materiale usato, sia nella fattura, che non ha niente a che fare con tutti gli altri strumenti. Quindi questo sta a indicare che non è uno strumento inventato, assolutamente, ma è uno strumento che in quel periodo veniva assolutamente usato. Ecco, questo volevo rafforzare questa mia idea, perché penso sia veritiera. E poi, vabbè, insomma, è anche efficace, perché uno se lo può portare appresso dove vuole, quando vuole, come vuole, lo può anche, non so, distruggere, fare del fuoco, riscaldarsi per poi farne un altro il giorno dopo. Ecco, questo è il, ecco, sono quegli strumenti che sono usa e getta. Dopo quello più semplice, senz'altro le devo chiedere qual è stato quello più difficile da costruire. Ecco, lo strumento più difficile da costruire si chiama ghironda. Ed è uno strumento che quindi ha una cassa armonica, ha un meccanismo, si chiama anche strumento a frizione. Ha una manovella che agisce su una ruota, e sul costone della ruota ci sono delle corde tese che passano all'interno di una scatoletta dove ci sono delle tangenti. Queste tangenti vengono azionate da tasti, appunto, che servono per modulare il suono. Ecco, tutti questi componenti devono essere fatti con cura, inseriti con cura nella posizione giusta affinché lo strumento possa suonare. Il meccanismo della ruota non è molto semplice, ecco, perché la ruota deve girare uniformemente, deve essere perfetta, e per far sì che le vibrazioni siano uniformi. Ecco perché la complessità di questo strumento. Senz'altro, fra tutti questi strumenti ci sarà anche il suo preferito. Qual è il suo preferito? Ve lo mostro subito. Subito! E questa si chiama arpa. Anche questo è uno strumento antichissimo ed è definito lo strumento degli angeli come il salterio. Tanto che, appunto, gli assiri, i babilonesi e gli egiziani, poi romani, eccetera, hanno usato questo strumento per intonare il canto. È uno strumento affascinante, è uno strumento mistico, uno strumento proprio perché è iscritto all'interno di una figura geometrica che è il triangolo, e si ripete, ecco, questo triangolo che si manifesta in tutta la sua bellezza anche in uno strumento musicale. L'arpa è lo strumento dove io ho riversato tutte le mie conoscenze, tanto che ho portato delle innovazioni, e scusate la mia vanità e la mia presunzione, ma i più grossi arpisti d'Europa utilizzano arpe costruite da me.
Questo mi riempie di gioia e di orgoglio. E questa è un'arpetta molto bella dipinta da Gaudenzio. Ce n'è un'altra ancora più bella, più arcuata. E sono stati i primi strumenti che io ho realizzato, e sembra anche con molta cura e dovizi di particolari. E comunque l'arpa nei paesi nordici è citata in tutti i loro momenti di vita anche quotidiana. Per esempio il re Artù suonava l'arpa, insomma, ecco, tutti il piccolo popolo, per esempio gli gnomi, gli elfi, le fate utilizzavano l'arpa per poter nel solstizio d'estate, per esempio, c'è il leprecù, che è un folletto che è metà capra, metà uomo, che costruisce le scarpe per le fate. Eh sì, è lui che costruisce le scarpe, perché poi le fate devono danzare talmente tanto che le scarpe si consumano facilmente. Ma anche lui vuole andare a danzare, però si vergogna e però a un certo momento entra nel mezzo della mischia delle danze e inizia a danzare, però lui vuole danzare con il suono dell'arpa. Ecco la cosa bellissima. E danza talmente bene che tutti poi si scostano affinché sia solamente lui colui che danza. Ecco, questa festa poi finisce con le note bellissime di un'arpa suonata da un elfo. Nella sua lunga carriera professionale, il maestro Sanguinetto ha allestito molte mostre. Addirittura ha partecipato ad una mostra, ha allestito una mostra al Louvre di Parigi. E noi dobbiamo sapere che ogni mostra ha il suo fascino, ha la sua bellezza, ha la sua importanza. Ma maestro Sanguinetto, a questa mostra quale importanza vuole dare? Qual è il fascino che caratterizza e che distingue questa mostra da tutte le altre che ha allestito nella sua lunga carriera professionale? Complimenti, questa è una domanda bellissima, bellissima, che forse trovo difficoltà a rispondere. Però le altre mostre sono state più nella progettualità, sia nello strumento che ho costruito, sia nel momento espositivo. Lo spirito era molto diverso, quello più inserito all'interno di un contesto lavorativo. No, no, ecco. Invece questo no, questo già dal fatto che io ho costruito questi strumenti, io ho dovuto penetrare nell'animo di questi strumenti, perché sono strumenti di un tempo poi dipinti da un pittore, non da un musicista o da un liutaio. Quindi penetrare nell'animo di questi strumenti è come raccontare la storia di quel momento, no? E andare a rivisitare quello che è stato il passato, quello che è stato il momento di vita artistica, di vita quotidiana del Gaudenzio. E pertanto per me è stato bellissimo, in quanto io ho carpito le sue, ho tentato perlomeno di carpire le sue intenzioni, le sue emozioni, e li ho messi a disposizione di quelle persone che verranno, insomma, ecco. Quindi penso con questo di rendermi utile soprattutto per i giovani, per far vedere loro che un tempo le persone erano creative, fantasiose, chiamavano la musica, l'arte in genere, e che erano desiderose di comunicare agli altri le proprie emozioni.
E questo è proprio questo lo spirito per cui io ho iniziato a costruire questi strumenti. Ma anche perché è giusto che noi adulti, e che sappiamo fare qualcosa, dobbiamo comunicare ai nostri figli, ai nostri giovani, le cose belle della vita. Per esempio, io ho un motto, che è quello di Vincenzo Galilei. Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei, ha scritto il Trattato della Musica Antica et Moderna e doveva analizzare l'intavolatura di un'arpa. Beh, colui che aveva l'arpa non gliel'ha voluto dare. Allora lui scrive all'interno del suo trattato queste parole: non sanno gli stolti che quello che sanno l'hanno imparato da questo e da quelli, e se gliene fossero stati avari sarebbero infelicissimi. Ecco, quindi da questo io deduco che tutti quanti noi, se sappiamo qualcosa, lo dobbiamo comunicare agli altri. Lo possiamo comunicare tramite emozioni, tramite stati d'animo, tramite oggetti che occupano uno spazio. Ecco, io forse ho fatto tutte e due le cose, insomma, l'anima dello strumento che non si intravede, però c'è, se lo si guarda attentamente. Ecco, sono degli oggetti evocativi. Ecco, che vanno al di là delle nostre conoscenze vere, reali. Quindi la mostra che ho fatto all'interno di questo spazio ha due motivazioni. Allora, quella più che mi emoziona di più è quella che è venuta così. Un signore mi si avvicina e mi chiede delle cose sugli strumenti che io avevo mostrato, e ho capito che mi trovavo a cospetto di una persona molto in gamba, intelligente, e allora l'ho fatto sedere vicino a me, perché io sono un egoista, mi piace quando trovo delle persone con le quali posso parlare e carpire le cose, tac, e lo faccio ben volentieri per poi comunicarle agli altri, insomma. Quindi, e allora questo signore, gli ho detto che stavo facendo questi strumenti e che mi sarebbe piaciuto mostrarli in occasione di qualche evento a Saronno. Lui mi guarda e mi dice: io forse ho delle conoscenze, possiamo fare qualcosa. Dopo due giorni mi arriva la telefonata di questo signore e mi dice, non cito il nome perché è talmente discreto che forse non vuole sapere il suo nome, non vuole che cito il suo nome. E dopo due giorni mi telefona e mi dice: guarda, io ho incontrato delle persone alle quali ho raccontato questo suo fare e questo suo desiderio, e mi hanno detto immediatamente di sì. Aveva incontrato il signor Colombo, immediatamente ha carpito questo progetto, l'ha fatto suo, e poi ci sono state delle comunicazioni tramite mail, telefonate, eccetera, e i risultati sono che la mostra si è fatta il 6 di questo aprile fino al 14 aprile ci sarà questa mostra. Quindi è la prima cosa che mi ha veramente emozionato tanto, perché arrivare a queste cose ci vuole, sai, progetti, progettini, sì, no, sono cose molto complesse. E poi dimostrare questi strumenti che io ho fatto con passione e amore all'interno dello spazio, quello più appropriato, ecco, vicino alla cupola di Gaudenzio Ferrari.
che emozioni prova nel suonare e nel sentire la musica prodotta dai suoi stessi strumenti musicali? È un'emozione molto, molto, è impossibile da provare se uno non costruisce lo strumento che suona, perché penetra nell'animo dei materiali usati e pertanto la conoscenza è approfondita dello strumento. Quindi lo strumento comunque diventa parte integrante della propria vita, insomma, in quanto disegnato, costruito, con tutto ciò che comporta, insomma. Quindi le emozioni sono talmente forti e vive che, ecco, nessuna sensazione può uguagliare. Le sensazioni di questa espressione artistica sono talmente potenti che penetrano nell'animo, negli animi sensibili sicuramente, e rimangono e influiscono sugli aspetti umani del personaggio che, ecco, è il musicista. C'è questo canto dell'arpista che lo intona per la morte di un sacerdote egizio e dice: vi sia musica e canto davanti a te, getta alle spalle tutte le pene e volgi l'anima alla gioia, fino a quando verrà il giorno in cui noi viaggeremo verso quella terra che ama il silenzio. Ci congratuliamo con lei per la sua professionalità nel creare tutti questi strumenti musicali e la ringraziamo per la gentile collaborazione. Grazie. Grazie a voi. Ringraziamo infine tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa mostra. In primo luogo il Santuario di Saronno, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno, la Società Storica Saronnese e il signor Bigatti, membro dell'Ufficio della Cultura.